Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibile. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè GamsGo, il portale di condivisione degli account dei servizi streaming. Rimanete collegati fino alla fine del video per maggiori informazioni e un codice sconto pensato apposta per voi, temerari, coraggiosi, che seguite la versione di Barley. Se vi piace la maglietta ufficiale del podcast, scrivetemi in direct su Instagram, vi lascio il link in descrizione per averla direttamente a casa vostra. E alla fine di questo video vi lancerò una specie di simpatico contest e il primo che risponde correttamente avrà la maglietta a casa gratis. Oggi parliamo di una serie del 2024 prodotta da Sky ma non ancora andata in onda. È stata però distribuita al cinema attraverso un evento speciale. E devo dire che sì, è stato veramente un evento speciale, indimenticabile. Una serie che è stata presentata come il True Detective italiano, come un prodotto a metà tra Lynch e Fincher, una serie crime, horror, drama che doveva omaggiare i grandissimi del genere come Dario Argento e Mario Bava. Scritta e diretta da due autori che negli ultimi anni sono stati eletti dalla critica come le voci più libere e artisticamente coraggiose del cinema italiano. Beh, non potevo farmela scappare, quindi mi sono fiondato in sala, ben sapendo di avere di fronte 5 ore di film, e ne sono uscito. Ve lo dico dopo come ne sono uscito, intanto vi dico che ne sono uscito vivo, e non è poco. Il titolo della serie è Dostoevskij, scritta e diretta dai fratelli di Innocenzo, interpretata tra gli altri da uno statuario Filippo Timi. Statuario nel senso che si è fatto il fisico per affrontare questo personaggio? No, statuario nel senso che ha la stessa espressione facciale per tutta la serie. Nella storia del cinema da sempre ci sono le cose fatte bene e le cose fatte male. Non può piacere tutto. Però poi ci sono le cose fatte particolarmente male. Quelle che dietro potrebbero anche avere sostanza, ma vengono comunque fatte a cazzo di cane, perché ci si può sempre nascondere dietro l'aurea dell'autorialità, del grande artista al lavoro, del tranello se non ti è piaciuto è perché non l'hai capito. E i fratelli di Innocenzo si dimostrano talmente immersi in quest'aurea che in questa serie si sbracano definitivamente realizzando un prodotto per me senza senso. Ragioniamoci insieme dopo la sigla. Camera and motherfucker! Fuck it, sound! Allora, da che parte cominciamo? Dovrei partire dai registi, come faccio spesso. Ma ve lo dico sinceramente, non avevo mai visto niente dei fratelli di Innocenzo. E mi limiterei solo a farvi una lista di cose che ho letto in giro. Però diciamo che li ho sempre sentiti nominare. Hanno vinto dei premi importanti al Festival del Cinema di Berlino con i due film La Terra dell'Abbastanza e Favolacce. Hanno firmato il soggetto di Dogman di Matteo Garrone, che comunque è un film che mi è piaciuto. Quindi quando ho iniziato a leggere di questa serie Sky, realizzata da due autori così poco mainstream, mi sono decisamente incuriosito. Soprattutto per il tema, un serial killer che opera nella provincia italiana più squallida e anonima. Diciamo che sono tematiche e ambientazioni che di norma mi stuzzicano particolarmente. Ma qualcosa tra me e Dostoevskij è andato terribilmente storto. E ora vi spiego cosa. Partiamo dalla trama. Enzo Vitello, interpretato da Filippo Timi, è un tormentato poliziotto. La serie, per dire, inizia con un suo tentativo di suicidio. Che, lo dico? Sì, dai, dillo. Setta il mood della serie. Insomma, Enzo Vitello viene chiamato ad indagare su una serie di misteriose morti. C'è un serial killer che opera nella sua zona. Ma non ha un modus operandi specifico. Sceglie le vittime un po' a caso, uccide in più modi, con armi diverse, uccide uomini, donne, anziane, bambini. Sembra non avere un vero e proprio progetto omicida. L'unico particolare che unisce tutti i suoi omicidi è una lettera che lascia sul luogo del delitto. Lettera in cui racconta come ha ucciso la sua vittima, le sensazioni che ha provato, più una serie di considerazioni nichiliste sul mondo e sulla vita in generale. Le indagini per scoprire chi sia questo killer sono in alto mare, non c'è una vera e propria pista, e a complicare le cose ci si mette Ambra, cioè la figlia del poliziotto Vitello. Ragazza devastata dalla droga e da qualche problemino mentale, evidentemente causatole dal padre, che ha il vizio di scomparire per giorni interi e mandare video porno al
al padre, video di cui lei è protagonista. Insomma, un personaggio abbastanza problematico. Ambra diventa una distrazione per Enzo, che nel marciume colossale della sua vita, sia personale che professionale, cerca di instaurare un minimo di rapporto empatico con la figlia, che però sembra ormai definitivamente persa. Poi accade un turning point abbastanza strano, ed è qui che iniziamo con quelli che secondo me sono i grossi problemi di questa serie. Viene trovato un cadavere, ma non sembra opera del killer, che Enzo e i poliziotti della sua squadra soprannominano Dostoevsky per la prosaicità delle sue lettere. Wow, dei poliziotti di provincia che leggono Dostoevsky. Sti cazzi. Insomma, viene trovato il cadavere, ma non la lettera. O meglio, la lettera viene trovata da Enzo, da solo, e sembra non volerla condividere con il resto della squadra. Quando uno dei suoi si avvicina, Enzo, dopo aver letto davvero 5 parole in croce che erano scritte su quella lettera, la lettera se la mangia. Se la infila in bocca e se la mangia. Vi giuro che in sala sono scoppiato a ridere. Tanto eravamo in due, io e una signora di una certa età, che più volte si è persa nella arzigogolata narrativa di questa serie. Mi sono messo a ridere, primo per la comicità intrinseca di quel gesto, cioè uno che si mangia una lettera all'improvviso fa veramente ridere. Secondo perché quel gesto in quel preciso momento della storia non aveva assolutamente senso. Mi spiego, Enzo è il capo di quell'indagine. Avrebbe potuto mettersela in tasca o nelle mutande. Avrebbe potuto fare 1000 cose di senso senza nessun ostacolo. E invece ne fa una che un senso proprio non ce l'ha. Anche perché proprio da quelle 5 parole in croce che Enzo ha letto rapidamente al buio sulla lettera che poi si è mangiato, gli parte la vena investigativa. Da quelle poche parole, infatti, capisce che il killer ha qualcosa a che fare con il concetto di orfanotrofio. Wow, non è un cliché in questo genere di film l'orfanotrofio, no. In particolare una di queste parole è contenitore, segnatevela da qualche parte perché ci tornerà utile più avanti. Insomma, Enzo inizia a fare una ricerca su internet, cosa che odio nei film, guardare uno davanti a un computer che fa ricerche su Google, è una cosa che detesto. E da queste ricerche esce fuori uno specifico orfanotrofio abbandonato. Non mi chiedete perché non c'è un perché. Esce fuori quello lì. Tant'è che Enzo si presenta in questo stabile abbandonato in mezzo al nulla, dove però ovviamente l'archivio è rimasto intatto. Eh già, che culo. E cosa trova Enzo in questo archivio? Il disegno di una scatola con su scritto CONTENITORE! Oh my god! Wow, pazzesco! Il killer è sicuramente cresciuto lì! È ovvio, tutto torna! Allora, da un punto di vista narrativo, proprio di sceneggiatura, siamo di fronte al minimo indispensabile. Per me è come la differenza che c'è tra dare aria alla bocca e parlare cercando di esprimere un concetto di senso. Ecco, in questa serie si dà aria alla bocca, non importa quello che esce. Insomma, Enzo trova la lista dei bambini che abitavano in quell'orfanotrofio e inizia a far visita ad alcuni di loro. Ovviamente sono tutti degli psicopatici traumatizzati, tutti. Non c'è un essere umano sano di mente in questa serie. Sono tutti depressi, maniaci, incazzati. Ognuno di loro potrebbe essere un serial killer. Non c'è nessuna dinamica. Da questi incontri con gli ex orfani viene fuori che l'orfanotrofio era frequentato da un misterioso professore. E anche qui, senza nessun reale motivo investigativo, Enzo decide che quel professore è fondamentale per la sua indagine. E qui iniziano le supercazzole, quelle proprio spaziali. Enzo va a casa di questo professore, che però è morto, e nella sua vecchia casa c'è un'allegra famigliola, anch'essa comunque composta da gente depressa, maniaca e incazzata. Il paterfamilia di questa famiglia di disgraziati gli racconta che stanno vivendo in quella casa perché l'affitto di quella specifica casa costa molto poco e che il primo del mese arriva un vecchio, bussa alla porta e viene a riscuotere proprio l'affitto. E poi dal nulla l'affittuario di questa casa apre la porta di uno sgabuzzino e dentro questo sgabuzzino vediamo un cadavere mummificato. Ovviamente primissimo piano del cadavere mummificato, e su questo particolare ci torniamo un pochino più avanti. E la cosa ridicola è che da questo momento in poi di questo cadavere noi non sapremo più nulla. Non sapremo chi è, non sapremo perché è lì. L'unica cosa che sappiamo è che l'affitto di quella casa è basso perché c'è un cadavere mummificato nello sgabuzzino, grazie al cazzo. Comunque, Enzo va dal vecchio che ogni mese riscuote l'affitto di questa casa e si scopre che il vecchio è il fratello del professore.
che ci propina uno spiegone di quelli che vorresti solo ammazzarti. Spiegone nel quale racconta di una misteriosa donna che un bel giorno si è presentata a casa sua dicendogli: da oggi non dovrei pensare più a niente perché sei il fratello della persona migliore del mondo. E da oggi che tuo fratello, professore migliore del mondo, è morto, a te ci penso io. Da qui Enzo capisce che quella donna, che effettivamente è stata ospite dell'orfanotrofio al centro dell'indagine e che era anche ossessionata dalla figura di questo professore, è il killer che sta cercando. Allora, per me tutto questo è ridicolo. Vi ricordo che tutta questa indagine nasce dall'unica lettera del killer che è stata distrutta. Cioè, da tutte le altre non ci avevano capito un cazzo, dall'unica che non esiste più, questo poliziotto ha capito tutto. Genio! Ora vi farò lo spoiler definitivo di questa serie, ma lo devo fare per farvi capire che effettivamente un'ottima idea c'era dietro questa serie, ma il modo in cui è stata messa in scena è talmente soffocato dall'autoreferenzialità dei fratelli d'Innocenzo che non respira, che non arriva con la forza necessaria. Insomma, Enzo trova questa donna che è effettivamente Dostoevsky. È effettivamente il killer che sta cercando. E qui la sceneggiatura ci sorprende. Cioè, non ci tedia con il classico spiegone del cattivo: uccido per questo e quest'altro motivo e tu non riuscirai mai a fermarmi. Ma prende un turning point assolutamente imprevisto. Forse un pizzico troppo imprevisto. Enzo chiede alla donna, cioè al killer Dostoevsky, di scrivere una delle sue lettere in cui racconta proprio di come ha ucciso Enzo. Il piano del poliziotto è inscenare la propria morte, uccidere Dostoevsky e prendere il suo posto. Perché fondamentalmente lui lo ha sempre invidiato. Enzo ha l'indole malvagia del killer e ora può finalmente sfogarla liberamente. Ha il male dentro e non vuole liberarsene, al contrario, lo vuole liberare. Idea notevole, niente da dire, ma assolutamente non anticipata a dovere. Mi spiego meglio, a un certo punto della serie c'è una scena che io ho odiato. Perché è una scena estremamente vigliacca, è un momento della serie in cui la figlia del poliziotto gli chiede: perché mi hai abbandonato? Perché te ne sei andato? Perché mi hai voltato le spalle, tu che sei mio padre? Ed Enzo le risponde dicendo: ti ho abbandonato perché sono un pedofilo e prima o poi avrei potuto farti del male. Concettualmente è una roba potentissima, ma il problema è che poi Enzo aggiunge di non aver mai sfogato questa sua cosiddetta pedofilia. Per questo si spacca di droghe e medicine, per tenere a bada il suo male. Beh, ragazzi, qui c'è della vigliaccheria bella e buona. Ma come? E mi rivolgo direttamente ai fratelli d'Innocenzo. State facendo una serie dove tutti i personaggi hanno una vita di merda, soffrono, abbaiano invece di parlare. E non mi affondate il colpo in questa scena? Se Enzo avesse detto alla figlia: ti ho abbandonata perché ho abusato di te, l'ho fatto, non avrei potuto farlo, allora sì che avrebbe avuto tutto senso. I traumi della ragazza, il finale in cui Enzo finalmente può liberare il suo male. Invece no, nell'unico momento in cui gli autori avrebbero dovuto fare gli autori, hanno preferito fare i televisivi. Per me male, molto male. Il finale è frettoloso e confuso, degna conclusione di una serie scritta veramente malissimo. Sempre secondo me, che non capisco niente. Oltre a tutta la parte crime che vi ho raccontato, c'è la parte dedicata a Enzo come uomo e come padre, che però non è che sia scritta molto meglio, Anche lì ci sono delle buone idee, ma messe in scena in un modo talmente finto che serve solo all'autoerotismo autoriale dei fratelli d'Innocenzo. La regia di Dostoevsky è inesistente, si sono limitati ad accendere la telecamera e appiccicarla alla faccia degli attori. La fotografia è molto semplice, il buio totale. E i dialoghi, ragazzi, che fatica. I dialoghi sembrano appena usciti dai trailer di Macho Capatonda. Quello slang finto aggressivo tipico dei film crime americani, che però in italiano diventa ridicolo. Dove sei, figlio di puttana? Sono ore che ti cerco, cazzo! Muovi il culo e vieni in centrale, abbiamo un cadavere ancora caldo. Ma per favore. E ora parliamo di quello che per me è proprio l'elefante nella stanza di questa serie, cioè i primissimi piani.
Prima vi ho raccontato del misterioso quanto inutile cadavere mummificato nello sgabuzzino della casa del professore morto, ripreso in primissimo piano. Beh, di queste riprese da vicino di immagini, tra virgolette, scioccanti, la serie è piena. Primissimi piani di lembi di pelle ricuciti, di arti spappolati, di occhi fuori dalle orbite, di gente che vomita, di cani che abbaiano. E ce n'è uno che mi ha veramente fatto impazzire a un certo punto. C'è il primissimo piano dei lacci delle scarpe di uno che è seduto nella sala d'aspetto di uno psicologo. Primissimo piano dei lacci delle scarpe. Wow! Per me queste inquadrature servono solo ad una cosa: a imprimerti nella testa queste immagini forti, per illuderti di aver visto qualcosa di forte e invece non hai visto proprio niente. Vi faccio un esempio esplicativo: il finale di Seven, il film di David Fincher. L'avete visto tutti Seven? Ragazzi, è un film di 29 anni fa, quindi sì, dai, l'avete visto tutti. Nel finale di Seven c'è il famosissimo What's in the box? What's in the box? What's in the fucking box? C'è un serial killer reo confesso, i due poliziotti che gli hanno dato la caccia per tutto il film e una misteriosa scatola che non viene mai inquadrata. Il killer, interpretato da Kevin Spacey, dice di aver fatto visita alla moglie del poliziotto, interpretato da Brad Pitt, e di averla uccisa incinta. Solo l'altro poliziotto, interpretato da Morgan Freeman, guarda effettivamente cosa c'è nella scatola. Noi pubblico non lo sapremo mai. È la testa della moglie di Brad Pitt, che tra l'altro era una giovane Gwyneth Paltrow, o era il feto del loro bambino? È proprio quel non vedere che crea il disagio, che crea la tensione di quella scena. Ora ripensate questa scena con un primissimo piano dell'interno del contenuto della scatola. Che sia una testa mozzata o un feto asportato, è comunque un'immagine forte e scioccante. Con in sottofondo tutto il resto, avrebbe avuto lo stesso effetto? Assolutamente no, avrebbe sì scioccato, ma non sarebbe rimasta quell'angoscia sotto pelle, non sarebbe rimasta nella storia del cinema questa scena. È la reazione dei personaggi ad un qualcosa che noi spettatori nemmeno vediamo che crea la tensione. I fratelli di Innocenzo, invece, hanno più volte cercato di nascondere la totale assenza di tensione nella loro serie, che si raggiunge solo grazie ad un'ottima scrittura, con immagini che vorrebbero essere scioccanti, ma alla fine risultano solo noiose. E ora, grazie al mio fedele assistente Perry85, eccovi la ricostruzione delle sessioni creative dei fratelli di Innocenzo durante la stesura della sceneggiatura di Dostoevskij. Broski! Ah, oh. Ma sarà il caso d'approfondire la psicologia di questo personaggio? No, senti, qua ci vuole proprio un primissimo piano delle mie infrenze. Toh! Kubrick! Sangue e merda! Sangue e merda! Sangue e merda e vetri che si rompono! Abroski, ma che stai a fa? Sappia ispirazione per i location, perché o location devono essere tutte marce, location, tutte marce. Broski. Oh. Senti, però, st'indagine, secondo me, a un certo punto, dovrebbe avere un attimino più de senso. Cioè, ci dovremmo inventare qualcosa che abbia un attimino de senso per sto serial killer. Ce l'ho! Ho idea! Primissimo piano! Allora, una cosa mi è abbastanza piaciuta di Dostoevskij e sono le location. Anche se sono tutte uguali, anche queste. Tutto si svolge in una sorta di palude, decadente e con qualsiasi abitazione erosa dall'incuria. Come con i personaggi e con i dialoghi, anche per le location non c'è nessuna dinamica. È tutto uguale e quindi è tutto piatto. Ma forse tutta questa mia critica è esagerata e Dostoevskij in realtà è solo un accorato omaggio ad un grandissimo autore del passato a cui la storia effettivamente non ha mai dato i giusti meriti. Sto parlando di Thomas Prostata, il grande scrittore molto pulp, pure troppo. Thomas Prostata per voi. L'abbiamo riconosciuta, eh? Il libro ha letto un altro libro per voi. Ecco, si fa la cultura. Un libro di un grande autore pulp. Un altro libro per un grande padre. Un grande padre del pulp. Cioè? Chi è? Fyodor. Chi è Fyodor? Fyodor chi? Dostoevskij. Ma senta. Allora, se Dostoevskij fosse finito
con sui titoli di coda scritto da Thomas Prostata e diretto da Rocco Smitherson, io mi sarei alzato in piedi ad applaudire finché non mi sanguinavano le mani, e poi ovviamente primissimo piano delle mani insanguinate. Vi ricordate chi è Rocco Smitherson? Il primo che mi scrive sui commenti chi era Rocco Smitherson vince gratis la maglietta del podcast a casa. Prima di passare alla birra, e ne ho bisogno perché ho caldo e ho parlato troppo, un minuto della vostra attenzione per lo sponsor di questo video. Quanto costano gli abbonamenti delle piattaforme streaming più famose? Netflix 12,99€ al mese, Disney Plus 8,99€, Spotify per la musica 10,99€ al mese, Paramount Plus 7,99€, Crunchyroll 4,99€ al mese. Essere abbonati a tutte queste piattaforme contemporaneamente vi costerebbe quasi 46€ al mese, sono più di 500€ l'anno. Not a great plan. E se vi dicessi che è possibile abbonarsi a tutte queste piattaforme spendendo in totale meno di 15€ al mese? What? È possibile grazie a GamsGo, il servizio di sharing degli account condivisi. Abbonarsi è semplicissimo, andate sul link in descrizione, scegliete la piattaforma a cui iscrivervi e mi raccomando inserite il codice sconto Barley per ottenere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto su tutte le altre piattaforme. Inizia a risparmiare con GamsGo, così avrai più soldi da spendere nelle tue birre preferite. La birra che ho deciso di abbinare a questo film è La paura paura del birrificio Bondai, birrificio di Sutrio, bravissimo giovanissimo birraio che fa delle birre veramente da paura. È una porter, quindi birra scura di stampo inglese, stile che abbiamo già bevuto tante volte in questo canale. Perché ho scelto proprio questa birra? È un gioco. Allora, ho parlato male di questa serie, ho preso in giro i fratelli di Innocenzo, ma è ovviamente una critica che vuole essere anche scherzosa. Non ho apprezzato questa serie, sono state 5 ore molto faticose. E non conosco i fratelli di Innocenzo di persona, spero che non si offendano, e ho voluto giocare con le cose che non mi sono piaciute, perché lo sapete, io amo molto il cinema, amo molto la sceneggiatura, quindi quando vedo delle cose che proprio non mi tornano a livello di senso, io un attimino esplodo. Quindi La paura paura, dedicata ad un film de paura, è dedicata anche a un genere che è quello del crime horror, che noi italiani sapevamo fare benissimo. Il più mainstream è sicuramente Dario Argento, ma ragazzi, se vedete i film di Mario Bava, secondo me vi esplode il cervello. La birra nel bicchiere si presenta esattamente come si dovrebbe presentare, un bel color marrone scurissimo, schiuma leggermente colorata che fa molto ben sperare. Al naso la nota del caffè, della liquirizia, anche l'analisi olfattiva più che superata. E wow, la birra è spettacolare perché non ti prende in giro, nel senso ha un finale decisamente amarognolo che la rende una birra matura per bevitori di una certa esperienza, che è una cosa che apprezzo molto nelle porter, che a volte si lasciano andare nella dolcezza o nell'equilibrio, questa invece picchia sull'amaro e per me vince. Quindi Dostoevskij dei fratelli di Innocenzo, allora potrebbe essere It's So Bad It's Good. Quindi quando sarà disponibile su Sky, magari con gli amici e con un sacco di buone birre da bere, guardatela, magari vi fate anche due risate. Serie abbinata alla paura paura del birrificio Bondai, una birra da paura che vi straconsiglio, e da una caldata versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.